benvenuto appunto da parte della famiglia Barolo, da parte di Alfiere 20 a questa 39esima edizione della Grande Fiera d'Estate. Come consuetudine, quello di oggi sarà un momento ufficiale, il momento pubblico più importante dell'anno, che arriva dopo 12 mesi di intenso lavoro da parte degli organizzatori, da parte delle aziende che sono con noi, ma sarà anche all'insegna della concretezza, concretezza come sono stati concreti gli sforzi che hanno fatto le aziende espositrici per essere qui con noi oggi. 500 aziende espositrici che si sono davvero rimboccate le maniche e hanno deciso di esserci, alcune sono tornate ad esserci dopo anni di assenza, hanno deciso di tornare a scommettere su questo evento, ben sapendo qual è l'importanza della vetrina commerciale che offre la grande fiera d'estate. Mentre chiamo sul palco con me Gian Maria Barolo, direttore commerciale di Alfiere 20, per il suo intervento, per raccontarci che cos'è stata quest'anno l'organizzazione della Grande Fiera d'Estate, vi chiedo un primo applauso, un applauso per gli espositori. Questo applauso è tutto per gli espositori, per le aziende che sono con noi anche quest'anno, che sono la vera forza, Gian Maria, vero, di questo evento. Buongiorno a tutti, io do il benvenuto a tutti a nome dell'Alfiere 20 e di tutto lo staff che organizza questo evento. Anche quest'anno ci ritroviamo, siamo qui, ci permettiamo di dire che siamo riusciti a fare un piccolo miracolo, nel senso che siamo riusciti di nuovo a coinvolgere le aziende e appunto il frutto di questo miracolo sono proprio loro, sono gli espositori che hanno voluto crederci, investono denaro, investono tempo in questa iniziativa. Come vi dicevo appunto, abbiamo riscontrato nei privati, nelle aziende private, questo slancio, questo entusiasmo che non sempre si è, diciamo così, dimostrato nel pubblico. Al fianco delle aziende, come tutti gli anni, non possono mancare le associazioni di categoria che le rappresentano. E come tutti gli anni, una parte da leone la fa la Confartigianato, che anche quest'anno si presenta in fiera in grande spolvero, dedicando la sua area al progetto Raccontare i metalli, un percorso alla scoperta dei metalli e i suoi usi. Non manca neanche Coldiretti, che oltre a offrire i suoi servizi, presenta quest'anno la bottega localmente, ricreandola, come magari avete potuto vedere prima, nel suo spazio espositivo. Voglio ricordare Confcommercio, che è presente fisicamente con uno spazio, e non ultimo l'Unicredit, che è nostro partner come l'anno scorso. All'ingresso il progetto Alcotra Income, che vede come partners Camera di Commercio, Comune di Cuneo, Città di Chambéry e Conitours, accoglie i visitatori, spiegando loro quanto il turismo tragga beneficio da un efficiente e innovativo comparto commerciale. Da parte nostra abbiamo messo tutti gli sforzi nel realizzare questa manifestazione, cercando di organizzarla al meglio, secondo le nostre esperienze e i consigli che abbiamo raccolto tra gli espositori e tra coloro che gravitano così nel nostro sistema, nel mondo fiera. Abbiamo cercato di rendere l'evento competitivo e all'avanguardia con i tempi. Per fare ciò abbiamo agito su due versanti. Da una parte abbiamo creato un canale internet, abbiamo dotato il nostro sito di un portale che potrà dare visibilità a tutte le aziende espositrici, non soltanto per i 10 giorni limitati di fiera, ma per 365 giorni, cioè per una durata di tutto l'anno. Dall'altra, per i visitatori, abbiamo creato un'app che consentirà loro di essere in contatto diretto con la fiera, potendo così in tempo reale essere aggiornati su quelle che sono le novità, su quel dove sono collocati gli espositori e via di seguito. Diciamo che ci stiamo preparando a quello che è un po' il traguardo, ma un nuovo punto di arrivo per la fiera, che sarà il 2015, quando festeggeremo i 40 anni. Per cui speriamo di arrivarci forti come siamo arrivati fino adesso. Io concludo qui e auguro buona fiera a tutti, vi ringrazio per la partecipazione.
Gian Maria Barolo raccontava nel suo intervento degli investimenti tecnologici, delle tante novità che sono state messe in campo quest'anno da Alfiere 20, tante novità sono presentate in fiera anche dal Comune di Cuneo. Chiamo il sindaco Federico Borgna per raccontarci che cosa appunto il Comune di Cuneo presenta in fiera quest'anno e anche per il suo saluto da padrone di casa per quanto riguarda appunto quest'area MIAC che ci ospita in questo momento. Buongiorno a tutti. Vabbè, innanzitutto vi porto il saluto dell'amministrazione comunale che oggi è rappresentata qui, oltre che da me, da molti amministratori, consiglieri comunali e assessori. Sì, la fiera è ormai entrata a far parte del vissuto di tutti quanti noi abitanti della Granda e forse anche di un'area più ampia, direi, è diventato un punto di riferimento per il nord-ovest del nostro paese. È un po' il momento in cui si fa il punto della situazione e si guarda che cosa ci porterà il nuovo anno. E se devo fare un'analisi rapidissima, mi sembra di vedere ancora anche quest'anno un tessuto economico che sa investire e sa credere nel futuro, che prende la parola crisi per quello che è la sua vera etimologia, cioè un momento di trasformazione. Mi sembra di vedere il nostro tessuto economico che si sta trasformando e sta raccogliendo e per molti aspetti anche vincendo nuove sfide, con tutte le difficoltà che questo comporta. Il tessuto istituzionale non è estraneo a questo percorso. Abbiamo di fronte dei passaggi istituzionali che vedranno delle profonde trasformazioni. Pensiamo solo a quello che succederà alle province per noi o alle aree metropolitane per i grandi centri. Quindi tutto questo richiede capacità di lavorare in gruppo, capacità di avere visione e capacità di forse assumere anche qualche rischio, saper assumere qualche rischio, però sapendo vedere prima i frutti che questi rischi porteranno nel futuro. Anche saper andare a immaginare quali sono le potenzialità e i nuovi mercati che un territorio può andare a cogliere. Ecco, io credo che il settore turistico possa essere una delle potenzialità del nostro territorio. Abbiamo molti indicatori che ce lo stanno testimoniando. E allora in questo senso, e arrivo alla sollecitazione che mi ha fatto Erika nella sua introduzione, si colloca un pochino quello che è il nostro stand e la nostra presentazione istituzionale. Da un lato abbiamo lo stand, quello che presenta l'Alcotra con Camera di Commercio, Conitus e Chambéry, dove presentiamo le demo delle applicazioni iCuneo e iChambéry. Sono delle applicazioni focalizzate sul turismo, per dare informazioni a turisti che vengono a visitare i nostri territori, e quando intendo i nostri territori non intendo solo la nostra città, intendo la nostra città e le vallate circostanti. Noi abbiamo un patrimonio incredibile in termini di paesaggio e di bellezze naturali che hanno dei grandi margini di crescita e alcune peculiarità della nostra provincia grande lo stanno dimostrando, che hanno grande capacità di apprezzamento a livello internazionale. E quindi appunto organizzazione, quindi Alcotra con Chambéry, e poi investimenti sulla bellezza della nostra città e quindi il grande banner con quello che è diventato un piacevole tormentone, cioè Cuneo si fa bella, e cioè la presentazione di quella che è la trasformazione che stiamo facendo nel centro storico della nostra città con i fondi PISU, che sono fondi europei, regionali e comunali, con la trasformazione di quello che si sta vedendo adesso in via Roma, con quello che diventerà la piazza del Formulario e tutte le iniziative finalizzate al commercio e allo sviluppo economico della nostra città. E poi permettetemi una piccola nota d'orgoglio: ho visto stasera che abbiamo anche davanti al nostro banner le meravigliose pietre di Luserna che vengono posate in questi giorni in via Roma, e lascio tutti quanti voi andare a sperimentare che pietre stiamo mettendo, perché è un grande motivo di soddisfazione. Grande motivo di soddisfazione, quindi rilancio e valorizzazione dei nostri asset che abbiamo come territorio, e mi sembra assolutamente intonato con quello che è il clima di questa fiera, cioè prendere coscienza e valorizzare quello che abbiamo, e credetemi è davvero tanto. Grazie a tutti e buona fiera.
Grazie al sindaco Federico Borgna per il suo intervento. Sono davvero tante le autorità politiche, civili, militari che sono con noi oggi. Non l'elenco perché rischierei sicuramente di dimenticare qualcuno, siete tanti, questo ci fa davvero molto piacere. Chiamo però qui sul palco con me, anche se laggiù in fondo, l'assessore regionale Alberto Valmaggia per un suo saluto. Assessore Valmaggia, che fino a poco tempo fa saliva su questo palco in qualità di sindaco di Cunole, questa fiera l'ha davvero vista crescere. Sì, magari il prefetto non mi ha ancora sentito, ma per 10 anni eravamo qui a fare il saluto, cambia le autorità. C'è con me anche l'assessore Balocco, che ringrazio, c'è la consigliera Chiappello, ma come regione siamo entrati da poco, quindi dico solo, dico solo che ci prepariamo per l'anno prossimo. Quest'anno ormai è fatta, è andata, ma per l'anno prossimo ci siamo. La fiera è un momento che segna un po' l'avvio dopo l'estate, l'avvio dell'attività normale dell'autunno. Il fatto che ci siano molti espositori, che ci sia il territorio che si presenta, è un segno di buon auspicio. Abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno di speranza. Ecco, speriamo che per la nostra economia anche la fiera sia occasione positiva per il futuro. Quindi auguri alla fiera 39esima, ma soprattutto arrivederci alla 40esima. Grazie. Grazie all'assessore Valmaggia, sempre presente Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, presidente di Unioncamere Nazionale, che chiamo qui con me sul palco per un saluto. Come anticipava Gianmaria Barolo, il grazie di quest'anno va alle associazioni di categoria che ci sono, Coldiretti, Confartigianato e Confcommercio, per il loro impegno. E come dicevamo, presidente Dardanello, in apertura è stato raccontato il coraggio delle aziende che hanno fatto di tutto per esserci, quindi è importante non lasciarle sole. Bene, innanzitutto grazie a tutti, grazie a voi, grazie agli amici Barolo, a questa generazione che non vede qui il grande patron Beppe, ma a lui va un saluto affettuoso da parte della nostra intera comunità. Ma grazie, io credo, a questa grande idea che vive un momento particolare in queste annualità difficili che vive la nostra società economica, che vive il nostro paese dal punto di vista della valorizzazione delle proprie economie, l'opportunità però di avere questa fiera che oggi ha ambizioni più grandi di quelle di un tempo, l'ambizione di continuare a portare come vetrina straordinaria della capacità dei cuneesi di saper fare e di saper lavorare, di saper fare impresa, quale strumento di sintesi del loro lavoro con quelle prospettive che noi tutti ci auspichiamo di vedere di fronte a noi di nuovo, un momento in cui la ripresa possa dare le soddisfazioni che meritano alla nostra gente. Sento parlare di questo 2015. Il 2015 sarà un anno in cui nel nostro paese succederà un evento che probabilmente per i prossimi 50 anni mai più ognuno di noi potrà vivere, e parlo dell'Expo. E noi in questa fiera, la 40esima, sarà proprio nel cuore dell'Expo, perché l'Expo, sapete, inizia a maggio e finisce ad ottobre. E chissà che non lavorando con quella sinergia che bene Federico prima si auspicava, di grande collaborazione tra le nostre istituzioni, non si possano trovare quei momenti per calamitare anche qui, in quell'occasione, chissà quanti cittadini del mondo che, attratti dalle emozioni del nostro paese, potranno vivere ancora più intensamente le emozioni della nostra terra di Granda. L'abbiamo sempre chiamato un tempo Cuneo la provincia delle emozioni, e credo che mai come in quel passato in cui coniammo questo slogan avessimo visto giusto emozioni che andavano non soltanto dalla valorizzazione straordinaria del nostro territorio e delle cose che questo territorio sa produrre, ma anche dalle emozioni che sanno mettere insieme, lo dico con orgoglio, le imprese di questa nostra terra. Imprese che oggi sono protagonisti sul mercato locale e stanno soffrendo un po' di più di quelle che hanno avuto già la capacità e l'ambizione invece di cavalcare i mercati lontani, di cavalcare il grande mondo dell'export. Ecco, dovremmo incentivarli ancora di più, quelli piccoli che ancora non l'hanno fatto, magari li accompagneremo con mano, sempre che ci sia data la possibilità di continuare il nostro lavoro nei prossimi anni. Sto guardando gli amici senatori che sono qua in prima fila, ma io auspico che questo sia sicuramente un percorso di cui ha bisogno il nostro paese per poterci magari, ecco, preparare di più.
più e meglio ad affrontare con maggior serenità le sfide del nostro domani. Sfide, io sono un ottimista per natura, l'ho già detto e ripetuto, sono tanti anni che anch'io come Alberto Valmaggia e molti di voi frequento questo palco e frequento questo grande appuntamento, ma continuo a essere ottimista perché il nostro paese ha valori che nessun altro paese al mondo oggi può mettere insieme. Il valore della qualità delle cose che noi facciamo, che oggi ci è riconosciuta in ogni angolo del mondo, il nostro brand Made in Italy, pensate, è il secondo brand conosciuto dai consumatori del mondo, e a contribuire a questa valorizzazione c'è stata una fetta importante della terra piemontese e della terra cuneese in questa direzione. E poi, permettetemi, viviamo uno dei più bei paradisi terrestri in terra, che è il nostro territorio. Quindi abbinando qualità delle cose alla qualità del nostro territorio, che ha avuto questo grandissimo riconoscimento, una parte di questo nostro territorio proprio recentissimamente con questo riconoscimento UNESCO, un altro riconoscimento ci auspichiamo che possa venire in qualche modo concesso da questa forte aggregazione che abbiamo con gli amici, con i cugini francesi, con i quali un tempo ci dividevano ragioni di natura anche storica. Oggi questo collegamento, che è stato anche oggi ben rappresentato proprio nell'ingresso di questa nostra fiera, questo collegamento tra Cuneo e Chambéry, pensate, due capitali della storia del nostro recente passato, possono e devono diventare invece quella liaison per permettere, io mi auguro, a tanti, tantissimi visitatori, non solo degli amici francesi ma del mondo, di poter venire qui a Cuneo, capire che c'è un angolo veramente di paradiso nel quale poter eventualmente anche investire, anche mettere risorse importanti per dare valore alle cose intelligenti che si fanno nel mondo. In una realtà dotata però di quelle infrastrutture di cui non possiamo prescindere se vogliamo rimanere protagonisti. E le infrastrutture sono quelle che tutti ben conosciamo, che vivono di momenti a volte anche di difficili per la propria gestione, ma che hanno bisogno del nostro conforto, della nostra attenzione, dei nostri investimenti, del nostro impegno, del nostro lavoro, per dare a questa nostra terra gli elementi indispensabili per continuare a crescere, per continuare ad essere, credetemi, in Italia un modello, il modello Cuneo. Quindi auguri alla 39esima fiera ed auguri a questi 500 imprenditori che con i loro 1000 stand avranno modo di allietare non solo i 100,000+ visitatori che ci auspichiamo possano venire in questa edizione, ma che possono dare ancora una volta il senso di come a casa nostra si è capaci di progettare bene il presente, ma guardando sempre soltanto verso il futuro. Auguri. Grazie al Presidente Dardanello, vi avevamo promesso di essere concreti, brevi, credo che lo siamo stati con questo sguardo positivo rivolto al 2015. Ci possiamo spostare subito fuori da questa sala per il taglio del nastro di questa 39esima edizione della Grande Fiera d'Estate. Grazie a tutti per essere qui con noi oggi. Guardo il bagliato.